Perché guardate, il tema ovviamente che più non è che mi preoccupa, che ci deve preoccupare, non è la prima accoglienza, ma è poi l'integrazione. E l'abbiamo detto molte volte, noi abbiamo ad oggi una dimensione di arrivi che è quella che possiamo registrare, ma non sappiamo se questa guerra proseguirà, quale diventerà la dimensione. Numeri che ho chiesto stamattina alla Questura, e quindi parlo degli arrivi censiti, che vuol dire probabilmente che non sono tutti gli arrivi, perché qualcuno magari è andato direttamente in famiglia dove vengono ospitate e non si è autodichiarato in Questura. Però anche solo i censiti, stiamo parlando in questo momento di 7.000 persone che sono arrivate. Tenete conto, e questo è il dato che ovviamente fa molto pensare, che di questi 7.000, 3.000 sono minori, e tenete altresì conto che 650 sono minori non accompagnati. Allora, questo vi va a dire quanto il percorso per garantire che queste persone diventino parte della nostra comunità, e lo diventeranno per quanto, per il tempo in cui avranno bisogno di star qui, magari tutta la vita, o magari anche il nostro ospizio, potranno tornare nelle loro case. Quel che ci sarà da fare lo faremo. Quindi è chiaro che questa non è una scelta per loro, non è una scelta ponderata nelle settimane, nei mesi, negli anni, è qualcosa che è dovuto venire all'improvviso. Quindi anche nei dialoghi che noi abbiamo è chiaro che la maggior parte esprime la volontà di tornare a casa loro, e dobbiamo augurarci che questo sia possibile, ma non sapendolo, e non sapendo quanto soprattutto questi 7.000 diventeranno, noi dobbiamo prepararci e dobbiamo essere pronti ad aiutarli. Sappiamo dal primo giorno da che parte dobbiamo stare. Io penso che siano tutti i milanesi che lo sappiano, non vedo distingui. Sappiamo che noi dobbiamo stare contro il guerrafondaio Putin, e dobbiamo stare per il popolo ucraino, e dovremo aiutarli per quello che avranno bisogno. Questo è il punto. Troppo è una guerra questa, non sono scaramucce, è una guerra, e io credo che possiamo anche da un lato risparmiarvi i racconti che mi ha fatto Andri, ma ciò che oggi i media riportano e dicono sulla violenza perpetrata ai danni del popolo ucraino è vero, le cose stanno così, quindi non credo che si possa abbandonarli. Serve aiuto là e serve aiuto qua, questo è quello che faremo.